Ciccio Riccio. Amici di Ciccio Riccio, dito nella piaga, benvenuta Margherita, benvenuta tra di noi. Tu stai venendo da queste parti, riconosco il panorama, perché penso il 19 tu abbia un appuntamento con un nostro amico che è Renzo Rubino per Porto Rubino, vero? Esattamente, sto proprio scendendo giù verso la Puglia, sono contentissima di tornare perché è una regione che amo molto e niente, poi sono contenta anche di esibirmi per questo evento bellissimo con tante altre artiste, insomma, tra poco ci vediamo tutte, insomma, sono contenta. Una delle sirene di Renzo Rubino, quindi insomma andate perché insomma è uno spettacolo di questo visionario artista che io amo molto, siamo anche molto amici, per cui dagli un bacetto piccolo bene, da parte di Marcello di Ciccio Riccio. Allora, c'è anche un tour però di Flash che insomma sarà ovviamente in autunno inoltrato, ma comunque ci sarà e lì ci sarà la possibilità di ascoltare le tue canzoni. A proposito, no, io voglio dirti una cosa che ti farà sorridere, tu sei una persona molto ironica. Ascoltavo la radio, non la mia, giuro, E una domanda mi è piaciuta tanto perché diceva la speaker, se non sbaglio, il vero nome di Dito della Piaga. Ti dico subito che una tua fan li ha corretti, però dico, si chiama Paola Manzoni, Assunta Ungaretti o Manuela Carducci? Ha chiamato una tua fan dicendo: guarda che tutte e tre non si chiama Manuela Carducci ma Margherita. Guarda che è stato carino, è stato un momento surreale per me, ho detto ma sta accadendo veramente, bellissimo. Sta accadendo veramente tutto ciò, sì, l'estate è così, è un po' strano, un po' flesciante, no? Usando un po' il tuo termine, vero? Certo. Grazie per la citazione. No, ma è così. Io spero davvero di vederti dal vivo perché insomma mi piace molto, poi ti seguo molto, i vari premi che ti stanno tributando è una cosa bellissima, l'ultimo appunto in Sicilia, perché sei una cantautrice che va alla ricerca della parola giusta, si mette in discussione, va alla ricerca di sperimentazioni musicali, anche mettendosi in difficoltà da sola, per cui quest'album Flash racconta molto di te e soprattutto della tua crescita proprio a livello musicale, no? Perché insomma, passare da Sanremo, poi un periodo di silenzio e ritornare di nuovo, in pochi l'hanno fatto. Beh, è stata una scelta azzardata, devo dire, però era necessaria, nel senso non avevo scritto altre canzoni, siccome ci tengo a scrivere le canzoni io, cioè sono assolutamente 100% leader del mio progetto musicale e di conseguenza avevo bisogno di fermarmi un attimo e capire cosa avevo da dire e scrivere nuove canzoni. Quindi, per carità, sicuramente non è stata una scelta intelligentissima dopo un'esposizione mediatica così importante sparire, però era l'unica possibilità che avevo effettivamente per un attimo rimettere in ordine tutti i pezzi del puzzle e capire qual era il disegno, ecco. Ed è un disegno bellissimo quello che ne è venuto fuori. Immagino tu poi abbia scritto tantissimo altro e devo dire che quando poi ti metti a scrivere, scrivi in maniera indefessa, come si dice. Per cui penso che oltre alle tracce di Flash ce ne saranno tante altre da farne almeno 3-4 album, immagino. Però, ci sono altre canzoni. Altre canzoni. In questo album Flash c'è davvero, come ti dicevo, il tuo racconto. Mi piacciono molte storie che racconti all'interno di questo album. Mi piacciono i feat e il pezzo che mi fa, come dire, mi dà un brivido. E quando dici sussurra nel pineto, il pezzo con Fulminacci, che in questo momento devo dire è il mio preferito. Scusami, mi sono scelto un singolo, anche se in questo momento è latitante. Però lo stato d'animo è quello, il mio stato d'animo è di quel pezzo, per cui devo dire che mi piace molto e mi piace ascoltarlo in questo periodo affiancandolo alla Latitante, che è il tuo nuovo singolo appunto per questa estate. Come nasce intanto la collaborazione con Fulminacci, con Comacose, con Gaia, quel pezzo sinuoso e devo dire molto femminile appunto con Gaia, poi Fulminacci e tanti altri? Allora, diciamo che con quasi tutti mi conoscevo già, eravamo già amici, e quindi se parliamo di Fulminacci, Gaia e White Mary, che è un'altra artista bravissima. Bravissima, Sono forse bravissima. E poi ha prodotto il pezzo insieme a te? Sì, ha prodotto il pezzo insieme ai ragazzi con cui appunto ho prodotto la metà del disco, che sono gli stessi che hanno prodotto il mio primo disco, Camouflage.
E lei, insomma, secondo me il pezzo in cui veramente la collaborazione è stata un po' più 50 e 50, perché il pezzo è nato quasi da subito anche assieme a lei, quindi poi si è costruito un po' insieme. E gli altri invece sono tutti beat che quando ho scritto il pezzo, poi una volta diciamo finito, comunque una volta che il pezzo aveva preso una sua forma, ho pensato, cavolo, qua c'è anche proprio la voce di Gaia, ad esempio, oppure la penna di Filippo. Gli unici che non conoscevo di persona erano Fausto e Francesca De Comacose. Ti sei bloccata un attimo, quindi, e poi insomma vi siete sentiti e avete costruito insieme questo pezzo. Infatti Non Resisto è davvero un gran bel pezzo, con come prima, insomma una e tutte le altre, che dovete andare a scoprire assolutamente ascoltando Flash e soprattutto, come dire, partecipando ai live che sono imminenti proprio di Comacose e di, scusami, di Dito Nella Piaga. Anche Comacose sono in live, devo dire. E Dito Nella Piaga il 22 novembre parte da Livorno e poi insomma ci sarà Torino, Bologna, Milano, Roncade, Roma, e poi io spero tu possa scendere come stai scendendo in questo momento a Monopoli Guarda, per Porto Rubino. Dimmi. lo spero anch'io e spero di farlo il prima possibile. Sì, anche perché io voglio proprio incontrarti, parlare di musica insieme. Le persone che sperimentano mi Certo, piacciono tanto. volentieri. Ok? Quindi grazie Margherita, Dito Nella Piaga, grazie a te. Buona Puglia, ti dico solamente questo. Grazie a te, E a Berti. prestissimo. Ci sarò Ciao, andata, poi grazie. rimango qualche giorno, quindi me la godrò molto. E Grazie mille. ascolta Ciccio Riccio, che ti ascolterai molto con il tuo latitante. Ciao. Grazie, Ciao. Ciao, ciao. grazie mille. Ciccio Riccio.